Ciao a tutti amici di FabioAmbrosi.it, bentrovati. Questo è un video che non ha nulla a che vedere con i tutorial su Adobe Premiere Pro, su After Effects e su tutti i corsi che abbiamo visto in questi anni sul sito FabioAmbrosi.it. Questo è un video in cui insieme, live, praticamente in diretta, andiamo ad esplorare quello che è un gioco per gli appassionati del genere, ovviamente molto atteso, Flight Simulator. Edizione 2020. È un simulatore di volo, forse uno dei più importanti e più conosciuti tra i simulatori di volo mai creati e usati in tutto il mondo. Erano 14 anni che non veniva pubblicata una nuova release, quindi la tecnologia usata dagli appassionati dei simulatori di volo che utilizzavano appunto Flight Simulator era abbastanza antiquata. Cosa sto facendo adesso? Sto installando il gioco, o meglio, sto installando Flight Simulator. L'ho acquistato tramite lo store di Microsoft direttamente. Una volta acquistato il software, automaticamente nell'applicazione store di Windows viene reso disponibile per l'installazione. Bene, ho installato il Microsoft Flight Simulator, ho acquistato la versione più completa, quindi la Deluxe Premium. Adesso vado ad installare ovviamente anche gli altri pacchetti che devono essere installati. Quindi installiamo, vedo che ci sono degli update che sono già stati installati, fantastico. Digital Ownership, non ho idea di che cosa sia, ma noi la installiamo. E come potete vedere, una volta installato direttamente il pacchetto Microsoft Flight Simulator, vengono automaticamente installati anche gli update automaticamente. Questa è già una cosa molto molto comoda. Fantastico. Vedo che qui c'è un bottoncino gestisci, vediamo cosa mi dice. Ah, ok, niente. Praticamente in gestisci ho direttamente tutto il bundle direttamente racchiuso in un unico luogo. Benissimo. Sono curioso di premere il tasto avvia e vedere cosa accade. È la prima volta che vedo questo gioco, quindi ovviamente dovrò esplorarlo insieme a voi. Non utilizzo Flight Simulator da diversi anni, questo lo dico per i molti, perché sono molti che sono praticamente abitué quotidiani di Flight Simulator. Ecco, non utilizzo questo gioco da diversi anni, quindi quello che vedrò è praticamente quello che vedrà un nuovo giocatore che non ha mai usato Flight Simulator in vita sua. Quindi clicco avvia e vediamo cosa accade. Sono molto curioso. Ecco qua. Fantastico. Siamo live. Non è una diretta YouTube questa, però ripeto, lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi, quindi è un po' una recensione live. Allora, tra le novità della versione 2020, pare ci sia una. Avevo lanciato il gioco più di una volta. Vediamo se riesco a togliere questa finestrella. Ok, eccoci qua. Ok, dicevo, tra le novità importanti della versione 2020 di Flight Simulator c'è un utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale. Sul sito fabianbrosi.it qualche tempo fa scrissi un articolo per raccontare un po' di queste novità. C'è un uso massiccio dell'intelligenza artificiale, vengono utilizzati i server di Microsoft Azure e peta di informazioni per ricreare i terreni, per ricreare le ambientazioni. È stato migliorato di molto il motore di rendering per il meteo, quindi gli effetti, almeno stando a quello che si è visto nelle anteprime, meteo dovrebbero essere eccezionali, e in generale la simulazione è migliorata perché sono state aggiunte delle funzionalità per rendere il tutto, il gioco, la simulazione molto più realistica. Basta così con questa anteprima vocale. Adesso clicchiamo come chiede di fare il gioco, premi un tasto per iniziare e vediamo cosa accade. Abbiamo premuto un tasto sulla tastiera, viene chiesto di attendere. Ok.
Allora, viene chiesto di scegliere il nome da utilizzare online. Fabio Ambrosi, utilizziamo il mio vero nome, almeno per adesso. Crea un account. Ok, clicchiamo sulla freccia. Ok, crea un account. Questo non accadeva con le vecchie versioni di Flight Simulator, eh? Le vecchie versioni di Flight Simulator andavano benissimo offline. Consentiamo Microsoft Flight Simulator ancora l'autorizzazione per accesso alle informazioni del tuo profilo Xbox Live. Ok, non profilo Xbox Live. Dicevo, le vecchie release di Flight Simulator erano praticamente principalmente offline di default. Era necessario utilizzare dei software o delle community online tipo i WoW per poter giocare online, almeno negli ultimi anni. La bella notizia è che adesso in questa release 2020 il gioco online viene riportato nuovamente come uno status quo di default, ecco. Allora, qui viene data la possibilità di scegliere alcune impostazioni, a quanto pare. Quindi, per quanto riguarda l'interfaccia utente, quindi le dimensioni minima del testo, la scala di interfaccia, suggerimenti, o per adesso, essendo la prima volta che sto utilizzando questo software, lascio così e vado a cliccare su seguente. Ok, riclicchiamo. Eccoci qua. Per completare l'installazione di Microsoft Flight Simulator, scaricherà e installerà i contenuti consigliati. Oh, attenzione, questa è molto interessante come informazione. Come vi dicevo, Microsoft Flight Simulator 2020 utilizzerà molti dati online, ma ovviamente diverse informazioni saranno scaricate e il peso totale del gioco, perlomeno consigliato qui in questo momento, lo spazio disco che verrà occupato è di circa 95 giga. Credo che dovrà scaricare 95, no, dovrà installare 95 giga o dovrà scaricare 95 giga. Comunque, ad ogni modo, sappiate che dovrete avere una buona connessione ad internet per giocare bene con Flight Simulator. Clicco su aggiorna e vediamo cosa accade. Esatto, come vi dicevo, occorre scaricare tanti giga. Questo forse è un punto debole del gioco, perché chiaramente non tutti magari hanno a disposizione una connessione ad internet ultra veloce. Io qui, da dove vi sto parlando, riesco ad arrivare a 150 megabit in download, quindi è una signora connessione ad internet, riesco a tirare giù 15 megabyte di file al secondo. Però mi rendo conto che magari non tutti hanno questa possibilità, non tutti hanno la connessione ad internet così veloce e prestante, per cui mi rendo conto che questo forse potrebbe essere un punto debole del gioco. Ad ogni modo, io mi fermo un secondo, lascio terminare il download a Flight Simulator, ci sentiamo tra pochissimo quando il download di 95 giga di roba sarà terminato. Vediamo che ore sono. Sono le 12:53. Ecco, vi farò sapere quando avrò finito. A tra poco. Beh, che dire, era dai tempi, credo, di Windows 3.11 che non impiegavo così tanto tempo per installare, solo per installare un software. Come potete vedere, ho dovuto scaricare e installare, perché per fortuna, diciamo, il software fa entrambe le cose contemporaneamente, mentre scarica nel frattempo installa, circa 90 giga di dati. Questo è sicuramente, già così di primo acchitto, un punto debole del nuovo Flight Simulator 2020. Ho riguardato prima se avevo dimenticato di spuntare qualche opzione per impedire magari di scaricare tutti questi dati. Ma no, se si vuole utilizzare
Flight Simulator su un PC come sto facendo adesso io, non so sulla Xbox, ma credo a questo punto sia identica la cosa, bisogna passare per questo download di oltre 95 giga di dati. Ho iniziato che erano mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e 40, ora sono le 15:11. C'è da dire che io ho una connessione molto veloce, 150 megabit in download, e sto installando tutto questo su un hard disk SSD, quindi anche molto veloce, perché questa è un'altra cosa importante da considerare. Se volete giocare a Flight Simulator, utilizzare hard disk allo stato solido, quindi SSD, è un requisito penso imprescindibile a questo punto, perché altrimenti oltre al download chiaramente il tempo per copiare i file sarebbe aumentato probabilmente notevolmente, anche per decomprimere i file e per tutte queste operazioni di install. Come potete vedere, l'installazione ora è segnata come completata. Clicco finalmente dopo ore e ore su continua e vediamo cosa accade. Si va avanti. Questa musichina ormai è parte della mia giornata. Ok, dopo diversi secondi in cui avevo paura che si fosse bloccato tutto, no, in realtà quel nero che avete visto pare sia normale, insomma. Quindi dopo un po' di attesa abbiamo ancora la possibilità di fare delle scelte, ok? Questo è un processo di installazione lunghissimo, ma tant'è. Bisogna scegliere le impostazioni grafiche. Sulla base della capacità del tuo sistema, ti consigliamo le seguenti impostazioni grafiche. Puoi controllare e personalizzare queste impostazioni ora o in qualsiasi momento dal menu opzioni. Devo dire che siamo fortunati, dai. L'analisi del mio sistema ha dato un punteggio abbastanza alto. Mi consigliano queste impostazioni e andiamo avanti. Per adesso non approfondiamo, chiaramente, altrimenti potremmo star qui ancora, credo, delle ore. Scegli l'impostazione dei dati più idonea in base alle tue preferenze. Streaming, dati satellitari, oppure nessuno streaming del mondo. Qual è la differenza? Come abbiamo detto nell'articolo su fabioambrosi.it, in cui abbiamo parlato un po' delle novità di questa versione di Flight Simulator, molte informazioni non vengono scaricate direttamente sul computer dell'utente, non vengono installate sul computer dell'utente, anche se abbiamo visto ne sono comunque tante, ma vengono scaricate a seconda dell'occorrenza direttamente dai server Microsoft, da cloud Microsoft. Bene, in base alla vostra connessione qui potete scegliere se utilizzare i dati satellitari, quindi dati che danno un tocco di realismo in più al vostro gioco, o se invece non utilizzare i dati del satellite, ma utilizzare le ricostruzioni grafiche realizzate a monte. Ecco, qui viene anche spiegato appunto, per connessione a internet lenta ti sarà comunque servirà comunque una connessione costante per l'autenticazione, va bene, qui in base alla vostra connessione ad internet, anche se già abbiamo visto che solo per installare questo gioco serve una connessione ad internet abbastanza veloce. Bene, visto che me lo posso permettere, per fortuna scelgo i dati satellitari, anche per vedere cosa c'è di nuovo, cosa c'è di così realistico. Andiamo avanti. Un limite dati, e qui ci informano chiaramente, il gioco ci informa se utilizzi un piano dati che chiaramente ti chiede di pagare a seconda di quanto consumi, stai attento perché chiaramente potresti dover pagare un extra, visto che i dati richiesti sono veramente veramente tanti. Seguente. Sono stati rilevati i seguenti dispositivi ed è stata applicata lo schema predefinito dei comandi. Puoi controllare e personalizzare i comandi ora o in qualsiasi altro momento. Vabbè, andiamo avanti tranquillamente. Queste sono tutte altre impostazioni. Lasciamo per adesso tutto così per vedere com'è il gioco. Tanto sono tutte impostazioni che, a quanto abbiamo capito, possono essere poi personalizzate in un secondo momento. Ed eccoci, dopo questa installazione durata ore, cosa fare adesso? Lanciamo finalmente questo gioco. Lanciamo Flight Simulator. Più che un gioco, questo, come dicevamo prima, è proprio un'esperienza, no? Perché chi ama i simulatori, chi ama il mondo dell'aviazione,
Trova in Fly Simulator sicuramente un ottimo alleato. Ok, non c'è solo Fly Simulator, eh? Oggi parliamo di questo. Ci sono anche altri simulatori molto validi. Forse per qualcuno ce ne sono anche di più validi. Però oggi stiamo parlando di questo nuovo simulatore, di questa nuova versione di Fly Simulator. E quindi, prima nota. Per caricare impiega un po' di tempo. Ora il mio computer è un computer abbastanza buono. Sto lavorando con un SSD e la CPU, comunque un 6 core. Comunque non è un computer proprio scarso. Però per caricare, diciamo che è un po' lento, eh? Non funziona che clicchi e parti. No, diciamo che però, vista la grafica che promette questo simulatore, ne vale la pena. Io chiaramente, dopo aver installato il gioco, ho fatto un po' di prove per rendermi conto anche di cosa avrei trovato. Vi dico subito che qualche modifichina va fatta, soprattutto se utilizzate un joystick. Soprattutto se lavorate dell'hardware tutto vostro. Ecco, diciamo che se giocate con la tastiera, probabilmente seguite le istruzioni e tutto vi va bene. Se avete un joystick, come nel mio caso, dovete customizzare un attimino i comandi. A seconda del joystick, probabilmente ci saranno dei joystick che sono già integrati e riconosciuti nativamente da Flight Simulator. Nel mio caso no. Nel mio caso mi sono ritrovato senza poter utilizzare il joystick, quindi ho dovuto mappare un attimino le funzioni principali, quantomeno. Eccoci, finalmente, dopo un po' di pazienza, siamo arrivati finalmente all'interfaccia. Questa è la nuova interfaccia di Flight Simulator. Dunque, per volare, diciamo subito che questa è la finestra che ci permette di accedere alle opzioni di volo. Questa è una challenge, una sfida, ne parleremo prossimamente forse. È una sfida di atterraggio, molto bella, molto interessante. Guardatela se vi capita. Qui c'è il corso di volo. A differenza del Flight Simulator tradizionale, ho notato che in questo training c'è solo un training introduttivo al volo. In altre parole, vi aiutano a muovere i primi passi con un Cessna, vi avviano al volo a vista e vi avviano al volo strumentale, diciamo proprio il primo step da pilota privato, ok? Non ho trovato gli step successivi, quindi il secondo modulo che c'è in Flight Simulator X con il volo strumentale e il terzo modulo con come si deve guidare un jet, per capirci. Per il momento, salvo miei errori, non ho visto altri moduli, ok? Quindi diciamo che questa introduzione è sicuramente molto utile perché comunque, anche se sapete volare a vista, diciamo che in questo training si impara anche ad utilizzare Flight Simulator, quindi il controllo delle viste, varie cose che magari possono tornare utili quando si gioca, anche se si è dei giocatori esperti. Activities. Sono altre cose che ancora non ho avuto tempo di vedere. C'è subito da andare a spulciare il menu delle opzioni, ok? Cliccando sul menu delle opzioni abbiamo tre moduli. Il primo, modulo generale, che ci permette di modificare la grafica, quindi la risoluzione del nostro schermo, piuttosto che la quantità di informazioni che vogliamo vedere. Eccetera, eccetera. Chiaramente, migliore il vostro computer, migliore la vostra connessione ad internet, più potete spingere questi parametri. Questo credo sia abbastanza ovvio. Abbiamo la possibilità di modificare le varie opzioni per quanto riguarda la vista, il suono, il traffico. Ricordo che il traffico, da quello che ho capito, è anche reale. Non so se si basa su dati di traffico aereo reali. Ad ogni modo viene sicuramente integrato e gestito dall'intelligenza artificiale sui server Microsoft Azure. Il secondo pannello è molto importante, è l'assistenza. Qui potete decidere il grado di assistenza che volete avere quando volate, ok? Ci sono diversi livelli, livello totalmente assistito, in altre parole, Flight Simulator vi aiuta passo passo a fare tutto. Un sistema, diciamo intermedio,
E chiaramente poi c'è il sistema, la modalità simile alla vita reale, quindi perfettamente realistico, che è quello più complicato, dove non avete nessuna informazione e il sistema lascia fare tutto completamente a voi. Chiaramente applichiamo e salviamo. L'ultimo modulo, credo quello più importante, come vi dicevo, se utilizzate un joystick come ho fatto io, è quello che vi permette intanto di guardare i comandi già assegnati. Quindi se volete sapere come si fa, non so, a tirar su le ruote quando si vola e cose del genere, utilizzate questo pratico menu e vedete che gear down è la combinazione control più G, eccetera eccetera, oppure toggle landing gear, il tasto G, e come era in Flight Simulator tradizionale. Dicevo, se utilizzate un joystick, quest'ultimo menu è molto utile, perché qui voi potete assegnare i tasti direttamente al vostro joystick. Di default, nel mio caso almeno, non sono stati assegnati, quindi ho dovuto farlo a mano, con l'accortezza chiaramente di assegnare i tasti giusti. Fate un po' di prove, ho dovuto perderci un po' di tempo, non è proprio intuitivo e immediato, quindi perdeteci un po' di tempo. Purtroppo nel mio caso non è stato automatico il riconoscimento del joystick, ho dovuto un attimino perderci del tempo. Ok, torniamo al menu principale, finalmente voliamo e vediamo come funziona la gestione del volo in Flight Simulator 2020. Intanto abbiamo un pratico mappamondo che ci permette di navigare e andare a cercare l'aeroporto da cui vogliamo partire e da cui vogliamo andare. Se non vogliamo perdere troppo tempo a cercare il nostro aeroporto, possiamo cercarlo da questo pratico menu. Per esempio, ipotizziamo che io voglio fare un volo da Roma Urbe fino a Ciampino, molto pratico. Metto il codice dell'aeroporto Roma Urbe, l'IRU, eccolo qui. Posso scegliere se andare direttamente, partire da un parcheggio o partire da una pista. Nel mio caso scelgo di partire direttamente da una pista, la pista 16, per esempio. Posso scegliere l'aeroporto di arrivo, in questo caso Ciampino è Lira. Eccolo qua, Ciampino Airport. Scegliamo chiaramente di arrivare presumibilmente sulla pista 15, ok. Questo è il volo che noi andremo a fare, quindi da Roma Urbe fino a Ciampino. Chiaramente possiamo impostare tante cose, possiamo impostare intanto il multiplayer. In questo caso non voglio vedere traffico, è solo un volo dimostrativo, quindi lascio l'opzione, la terza opzione, che sostanzialmente mi disattiva dalla visibilità, la visibilità per gli altri giocatori. Abbiamo il controllo del traffico aereo. Per il momento mettiamo che non vogliamo il traffico, il controllo del traffico aereo per questo volo dimostrativo. E chiaramente il tempo e il time, ovvero il tempo e l'orario. Ora sono le 22:24 di martedì 14 agosto. Voglio personalizzare un po' questa cosa. Voglio per esempio volare di giorno. Per esempio voglio volare alle... facciamo al tramonto, dai. Alle 19:09, ok? Chiaramente voglio che il tempo sia in questo caso live, quindi il tempo reale di adesso a Roma, Ciampino e Urbe. Posso scegliere il velivolo. Io voglio un Cessna senza troppi fronzoli, quindi cerco l'aereo che voglio utilizzare. Chiaramente qui le prime differenze con le tre versioni in standard, deluxe e premium. Chiaramente più è alta la vostra versione di Flight Simulator, più aerei avete a disposizione e anche più aeroporti dettagliati avete a disposizione. Utilizziamo un comodissimo, semplicissimo, banalissimo Cessna. Comunque un signor aereo, fa sempre il suo lavoro. Senza perdere troppo tempo, adesso clicchiamo su Fly. Ancora occorrerà un po' di pazienza perché tutto deve essere caricato. Se è la prima volta che andate ad un aeroporto, i dati probabilmente devono essere tirati giù, anche se abbiamo scaricato oltre 90 giga di materiale,
probabilmente non tutto è sul vostro computer, quindi qualche dato dovrà essere prelevato dai server di Microsoft. È in questo che probabilmente pecca, o meglio, questo forse è una pecca, ma forse è il punto di forza di questa nuova versione di Flight Simulator, perché i dati devono essere prelevati dai server, quindi il caricamento non è sempre velocissimo, però è un punto di forza, perché chiaramente avete dati sempre aggiornati e la qualità, credetemi, è straordinaria. Ho fatto un giro su Roma prima. Ci sono dei dettagli straordinari, si vedono le stazioni, Termini, Tiburtina, bene. Il livello di realismo è veramente eccezionale, senza utilizzare plugin. Probabilmente con Flight Simulator X si poteva arrivare a questo livello di realismo con molti plugin, anche costosi. Così, out of the box, avete a disposizione un ottimo livello di realismo, veramente, veramente straordinario. Eccoci, possiamo volare, ready to fly, tutto è pronto, siamo sulla pista dell'urbe. Oh, io vi faccio notare che ho messo i settaggi praticamente al massimo. Notate come qui ci sia una checklist, stiamo partendo dalla pista, quindi molte operazioni sono già state fatte, però Flight Simulator ci aiuta a fare le operazioni passo passo se non siamo esperti. In questa modalità, per esempio, abbiamo già l'indicazione degli aeroporti visibili, quindi quando decolleremo avremo già un'indicazione di dove dobbiamo andare orientativamente. Ok, vi dicevo, la straordinaria qualità delle immagini. Intanto il menu è qui in alto, le videocamere sono qui. Andiamo a dare uno sguardo all'esterno per dare uno sguardo a la gran qualità, devo dire, delle immagini e dei dettagli e della, anche se questo è un aeroporto secondario, perché comunque stiamo all'urbe, quindi non è proprio un aeroporto principale come può essere, non so, per esempio Ciampino o Fiumicino. Nonostante questo, devo dire che la qualità è veramente straordinaria. Oh, basta, detto questo, voliamo. Dobbiamo andare a Ciampino, quindi se il sole sta qui probabilmente dovrò decollare e poi tornare indietro, non lo so, proviamo, va, torniamo in cabina, date uno sguardo poi alle varie opzioni che avete, no? Abbiamo anche chiaramente il Travel To per dare uno sguardo a quella che è la nostra mappa di volo, ok? Dovremmo avere anche la possibilità di vedere il tempo piuttosto che VFR Map, la mappa. È una bella mappa per capire dove stiamo e dove dobbiamo andare. Esattamente come pensavo, vedete, stiamo allineati verso nord, dobbiamo tornare indietro per poi andare vicino, diciamo a Ciampino. Eccoci qua. Faremo un circuito dell'aeroporto direttamente, poi atterreremo sulla pista 33 oppure andremo diretti sulla pista 15. Ad ogni modo, basta parlare, torniamo nella cabina, chiudiamo pure le finestre, torniamo nella cabina e vediamo di far atterrare questo aereo, cosa che vedo abbastanza complicata. Sono anni che non faccio un decollo, anni che non faccio soprattutto un atterraggio. Notate come ci vengano date delle istruzioni a schermo, Tolgo i freni di parcheggio con CTRL punto del tastierino numerico. Ok, manetta. Come si dice in questi casi? Che Dio ce la mandi buona. Ok? Chiedo subito scusa agli esperti di volo. Io ovviamente sto facendo questo video a solo scopo dimostrativo. Non ho intenzione di volare in maniera... come si dice, perfetta. Infatti, se già notate, sto facendo delle cose che non vanno assolutamente bene. Ok, vedete come mi stiano dando degli avvisi, no? Mi si sta avvisando che l'angolo di salita è troppo alto, quindi cerco di mantenermi con un buon angolo. Ok, ripeto, stiamo facendo tutto questo a solo scopo dimostrativo, senza avere nessuna pretesa di fare un volo che sia impeccabile. A qualunque esame di volo probabilmente sarei già stato picchiato e radiato.
Ad ogni modo, eccolo giù. Giù c'è l'aeroporto di Ciampino. Di Ciampino. Vedete che posso adesso prendere quota. L'altimetro, eccolo qui. Ecco, se guardo l'altimetro, però sto facendo un mezzo disastro. Potremmo non arrivare a Ciampino, ve lo dico, tranquilli. Ora, chiaramente questa è anche una versione tra virgolette semplificata, che non tiene troppo conto delle forze tipo il vento e cose simili. E voi direte: ah, ammazza, fortuna che è semplificata, pensa se era la versione complicata. Ok, dovrei trimmare, ma in questo momento non mi viene. Ok, notate come abbiamo le indicazioni in questa versione semplificata del gioco, no? Che ci indicano dove andare. Chiaramente in una versione più realistica non avremo queste indicazioni. Però mentre guido e mentre faccio queste acrobazie, notate la luce come è molto più realistica rispetto al vecchio Fly Simulator. Notate come il sole che entra generi ombre, cosa che non accadeva assolutamente nel vecchio Fly Simulator. Ok, pare che miracolosamente stiamo allineati con Ciampino. Dovremmo. Guardate intanto fuori, guardate la qualità, la clamorosa qualità delle immagini e dei dettagli di Roma. Io questa la considero una grandissima conquista di Fly Simulator, la grandissima qualità della texture, la grandissima qualità dei dettagli del terreno. I voli a vista sono ora possibili anche senza utilizzare dei plugin. Io non sto utilizzando dei plugin, sto utilizzando sostanzialmente la versione che è stata scaricata oggi pomeriggio e su cui sto facendo i primi tentativi di volo. Dicevo, guardate l'effetto della luce che entra in cabina, come è straordinariamente realistico, al punto tale da a volte non far vedere nemmeno bene i comandi se il sole sbatte troppo, vedete, sui comandi. Notate anche come quando guardi fuori, vedete, c'è una sorta di effetto di diaframma che viene chiuso, e quando torno dentro il diaframma della camera viene riaperto. Una gestione della luce estremamente realistica rispetto al passato. Oh, ci informano che stiamo per fare un approach. Segui le istruzioni per entrare nel traffico dell'aeroporto. Chiaramente, per istruzioni extra, vediamo. In altre parole, amici miei, cerchiamo di avere questa grandissima botta di culo. Ah no, vedete, la versione semplificata ci guida dandoci una guida, un corridoio in cui entrare per atterrare. Chiaramente, ripeto, questo per chi ha le prime armi è un grandissimo aiuto, no? Se voi poi scegliete la versione più professionale, più realistica di Fly Simulator, ovviamente questo aiuto non lo avete. Però, come potete vedere, è tutto estremamente semplificato e pensato anche per chi non ha mai guidato un aereo in vita propria. Ripeto, ora io qui, per farvi vedere la grafica, sto perdendo il controllo dell'aereo. Speriamo di atterrare. Non lo do per scontato che io riesca ad atterrare, quindi abbiate pietà se dovessi morire prima. Però ripeto, guardate ancora una volta la grandissima qualità realistica dei dettagli di Roma. Io non so come dirlo. Guardate fuori dal finestrino, sperando di non far danni nel frattempo. Guardate la qualità dei dettagli. Vi garantisco che chi conosce Roma sa che più o meno questo, anzi senza più o meno, questo è quello che si vede arrivando a Ciampino. È esattamente questo quello che c'è intorno all'aeroporto di Ciampino, ed è straordinario come sia stato tutto riprodotto in maniera estremamente fedele, anche se comunque non è uno degli aeroporti più importanti del mondo. Quindi complimenti in questo agli sviluppatori di Fly Simulator. Ora stiamo facendo un volo tranquillo al tramonto, senza troppo sforzare il meteo. Non c'è pioggia, quindi non stiamo vedendo elementi atmosferici
pessimi. Io provo a fare una cosa rischiosissima, provo ad uscire fuori dall'aeroplano per farvi vedere da fuori come si vede il tutto, sperando nel frattempo di non perdere il controllo del veicolo. Ma tanto ripeto, stiamo dando uno sguardo al gioco, quindi ci interessa molto anche vedere la grafica. Ecco, vi dicevo la grande qualità del meteo, e guardate come la camera, quando fissa il sole, è come se chiudesse il diaframma, e quando puntiamo verso il terreno la camera riapra il proprio diaframma. Guardate, è esattamente così la zona vicina a Ciampino. Guardate anche l'ombra delle nuvole sulla città, e guardate il parco degli acquedotti in lontananza. È straordinario questo livello di dettaglio, ed è straordinario anche il fatto che, se adesso io non rientro dentro, probabilmente rischio di dover fare un giro extra dell'aeroporto per tornare. Ok, siamo saliti un po' troppo, torniamo a guidare, dai, cerchiamo di fare questo primo atterraggio con Fly Simulator. Dicono anche, vedete, che stiamo andando troppo veloci, quindi chiaramente dobbiamo rallentare un pochettino, quindi abbassare la spinta. Ora non sono riuscito ancora a controllare i flap e quant'altro, sto evitando non sto facendo le cose secondo manuale, però ecco, stiamo andando troppo veloci, sto rallentando il più possibile. Ecco qua, siamo sotto i 100 nodi, stiamo ovviamente, l'altimetro mi indica che stiamo a circa 2000 piedi e stiamo scendendo, stiamo perdendo quota. Ok, chiaramente bisogna cercare di atterrare nella maniera migliore possibile. Eccoci qua, vedete, molto utile se non si ha esperienza di volo questa guida, che ci aiuta a entrare nel circuito dell'aeroporto e poi ad entrare nel finale e atterrare finalmente in sicurezza a Ciampino. Ok, ok, siamo entrati nel circuito, e ora aiuto. Ah, eccoci qua. No, eccoci qua, niente. Non vedo. Aiuto, non vedo più. Ah, sono perso. Credo che stiamo atterrando, ma potremmo finire malissimo, eh. Io ve lo dico. Sì, infatti, dobbiamo girare. Non so se riusciamo ad atterrare, ve l'avevo detto. Atterrare non è proprio qualcosa di estremamente semplice, eh. Forse è la cosa più difficile quando si vola. Il decollo siamo tutti molto bravi. Atterrare, amici miei, no. Atterrare bisogna avere esperienza. Vediamo di riuscire a far qualcosa. Ah, eccolo lì, quindi dobbiamo andare qui e poi girare a sinistra, e teoricamente siamo arrivati sul braccio finale. Eccolo. Forse riusciamo a fare un atterraggio, non dico perfetto, perché non è un atterraggio perfetto, ma forse riusciamo a non distruggerci, che già la vedo come una grandissima cosa, una grandissima conquista. Ok, quindi cerchiamo di allinearci anche al centro della pista. Questa è una pista su cui atterrano gli aerei di linea, quindi è molto 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 lunga. I miei amici sanno che i miei atterraggi disastrosi sono famosi. Forse riusciamo ad atterrare in sicurezza. Se portassi dei passeggeri, adesso urlerebbero. Però
in un modo o in un altro abbiamo toccato terra. Se questo fosse stato un atterraggio vero, con molta probabilità i miei, diciamo, passeggeri avrebbero, ecco, bel fuoripista che non guasta mai. Fermiamoci qui, dai. Va bene così, per adesso possiamo dire di aver fatto un atterraggio brutto, 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 ma siamo atterrati. Questo, amici, è il nuovo Fly Simulator. Giocateci, perdeteci un po' di tempo. È fatto veramente bene, questo è stato veramente un volo dimostrativo. Guardate la gran qualità dei dettagli anche della zona. Ripeto, chi abita a Roma e conosce Ciampino apprezzerà la qualità dei dettagli. Ottima grafica. Questo era un Cessna semplice, vi garantisco che anche con gli Airbus è tutto molto più fedele rispetto alle vecchie versioni di Flight Simulator. Magari nei prossimi giorni faremo qualche altro volo un po' più realistico. Per il momento vi ringrazio, www.fabioambrosi.it. Normalmente parliamo di montaggio, di grafica, di cose così sul sito, però divagare a volte fa anche molto molto bene. Grazie ancora, dicevo, www.fabioambrosi.it. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, seguitemi su questo canale YouTube e su Facebook, mi trovate come Fabio Ambrosi. Ciao, grazie, al prossimo video.